Buonasera signora Lorenza Bettarelli, organizzatrice di che cosa? Sono giovani prima di tutto? No. Così no. Così. Allora, persone che hanno da tutte le età praticamente. Le canzoni sono napoletane, straniere, no, rock, romanesche. Ci troviamo, indovinate dove signore e signori, in un centro speciale. Centro sociale di Genzano di Roma e i cantanti non sono professionisti, le voci dei soci del centro. Il gruppo di canto si chiama Cantanti per Passione. Questa bella signorina non canta, eh? Ma ti piacciono le canzoni romanesche? No, la signora si abbraccia il maritiello. A lei, un bacio! Ah, che bello! Ma è rassegnato lei? È rassegnato? No! Oh, abbiamo una capoccia, siamo a Roma, non si può dire che non è offensivo, una capoccia come la mia con tanti capelli, come porti i capelli bella bionda. Signore e signori, abbiamo, si può, Romoletto? A giudicare un romolotto più che Romoletto, Romoletto. Per l'occasione ospite d'onore, ospite speciale, quindi canterà qualche canzone. Qual è la sua canzone proprio preferita? Qual è il cantante romano? Oh,
salute c'è tutto. Basta la salute e parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me. Buonasera signora, si è divertita con le canzoni romanesche? Si è, si è divertita con le canzoni romanesche? Ha cantato anche lei, ha partecipato? Ha ballato? No, ballato no, solamente cantato. Ok, ok, allora. È stata veramente una bella. Questa serata, se non sbaglio, è proprio fatta di tanta salute. Ha fatto bene al cuore, al corpo, alla mente, a tutto quanto. Buonasera signora, ma lei mangia solamente, non ha cantato? Perché non ha cantato? Lei ha una bella voce. Però signora, lei con questo ombrello è pericolosa. Ma luccicosa questa giacca bianca. Come si dice, tra matrimonio, cameriere, però lei si distingueva da cantante. È stata una serata bellissima. Bravi tutti. E allora, tante cose, soprattutto tanta salute. Grazie. Ciao, ciao.